ragazzi! Eccomi con gli aggiornamenti per i fan dell'Orion, in diretta dal Soccer Sphere! Ci aspettano delle partite difficili. Prima la Invincible United e poi i Super Strikers. Ma come al solito, ci fidiamo ciecamente del Coach Black. Oh, ma cosa succede? C'è stato un avvistamento alieno in uno stadio di calcio. Quindi è un incontro ravvicinato del primo tipo. Saranno davvero alieni? Impossibile saperlo. Ci serve qualcuno sul posto. Nessuno qui si intende di calcio. È quello dove si usa una palla, giusto? State tranquilli, ho già identificato il candidato ideale. Un esperto di calcio. Ha pieno accesso allo stadio e poi, soprattutto, crede a... Abbiamo appena assistito alla sconfitta peggiore della stagione. L'Orion ha anticipato tutte le mosse dell'Invincible United. Hanno previsto ogni loro strategia. E hanno dominato nel risultato finale. So io come ci sono riusciti. Coach Black si è fatto aiutare da creature aliene. Di nuovo questa storia. Ho guardato questo video almeno 20 volte, vi assicuro, è tutto fermo. Ma non lo sai che gli alieni non esistono? Questi sono solo effetti speciali. Per me Klaus ha passato troppo tempo in panchina ultimamente, coach. Se non sono stati gli alieni, come ha fatto l'Orion a prevedere tutte le mosse dell'Invincible United? Coach Black deve aver studiato le loro vecchie partite e ha imparato le loro strategie. E se facesse lo stesso con noi, coach? Sta tranquillo, ho messo a punto due nuove mosse mai usate prima d'ora. Ragazzi, è di fondamentale importanza che le mosse rimangano top secret. Per cui, non parlatene tra di voi. Anzi, in realtà, non voglio nemmeno che ci pensiate. Perché gli alieni possono leggerci nel pensiero, giusto? Concentrati sulle mosse, non sugli avvistamenti degli UFO, ok? Ok, coach. Sembra il giorno della partita al Soccer Sphere, ma in realtà lo stadio dell'Orion è diventato il nuovo punto di ritrovo per i fan degli alieni. Portami via con te, Eddie! Vivono in mezzo a noi, lo sapete. Vedo le luci! Stanno venendo a prenderci! E ora ci colleghiamo con l'allenatore dell'Orion, in diretta dal suo osservatorio sulla cima del Soccer Sphere. Coach Black, che cosa ne pensa di questi avvistamenti alieni? Quelle luci sono prodotte semplicemente da bellissime stelle cadenti. Scommetto che i suoi amici alieni gli hanno detto di dire così. Ti decidi a spegnere quel coso? E il Matador ha bisogno di riposare. Avete distrutto l'Invincible United questa settimana. Alcune persone sono convinte che vi abbiano aiutato gli... alieni? Troppo divertente. Parliamo seriamente. Il mio successo è dovuto alle mie intense ricerche. Beh, sembra proprio che l'Orion punti molto in alto. Per quanto riguarda gli UFO, lascio la parola ai nostri esperti. La verità è troppo là fuori, fratello. Le luci verranno! Perché non dovrebbero venire? Oh? Chi siete voi? Facciamo parte di una speciale organizzazione top secret. Monitoriamo tutte le attività aliene sulla Terra. Siamo la prima, la seconda, la terza, la penultima e infine l'unica linea di difesa. Noi siamo... il nucleo... extraterrestre per i rapporti... diplomatici. Aia! Ma perché deve sempre finire così? La nostra idea era che questa rimanesse un'operazione clandestina, accidenti! Scusate, ragazzi. Se vi fa sentire meglio, vostra presentazione è molto bella. Ora, cosa volete da me? Sappiamo che hai guardato il video sulle luci d'Orione. Ma certo! È la prova definitiva che non siamo soli! Stiamo cercando qualcuno che possa indagare su quelle luci. Qualcuno che magari abbia accesso al Soccer Sphere. Insomma, cerchiamo qualcuno come te, Klaus. Cosa? Io? Un cacciatore di alieni? Oh, non posso. Cosa? Perché no? Abbiamo una partita importante. Devo concentrarmi sulle nuove... Ah! No, non dovrei parlare. Ah! Ma non dovrei nemmeno pensarci. Scusate, non posso aiutarvi.
Lo sapevo! Cerchi nel crano! Ve l'avevo detto che sono arrivati gli alieni! No, ma per favore, ci deve essere una spiegazione perfettamente razionale! Li ho fatti io! Ecco spiegato perché non voleva che parlassi degli alieni! E uno di loro anche lei! Non vi avrei mai insegnato i segreti delle nuove... Beh, lo sapete. Per poi provarle nello stadio dell'Orion prima della partita. Così ho creato il campo di addestramento più top secret che ci sia. Wow! Questa è l'ultima volta che vedrete queste mosse. Quindi state attenti. Difensori, non sbirciate. Adesso proveremo queste mosse contro di voi. La prima mossa sfrutta la sovrapposizione per trovare spazi dietro i difensori. Non riuscirai a superarci, bello! Io no, ma il Matador sì! La seconda mossa usa dei passaggi veloci per farsi strada tra i difensori avversari. Ottimo lavoro, ragazzi! Hai visto tutto? Potresti servirmi in campo domani. Sì, coach. Non c'è alcuna possibilità che l'Orion preveda queste mosse. Klaus, ma non ne hai ancora abbastanza di quel video? Mi serve il mio sonno di bellezza. E quale sarebbe la tua spiegazione razionale per questo, El Matador? Ah, staranno di sicuro provando i riflettori dello stadio. Riflettori che provengono dal cielo? Beh, ha più senso della tua teoria sugli alieni. Se ne sei così sicuro, perché non andiamo a indagare? Arrivano segnalazioni. Succede di nuovo. E non è tutto. Klaus è in movimento. Sta andando allo stadio. Non ha saputo resistere al richiamo della verità. Aspetta, stiamo seguendo Klaus. Non mi mettete mai al corrente di nulla, uffa! Lo credo, perché finisci sempre per dire a tua madre tutti i nostri segreti. No, non è vero! Klaus deve aver attivato la telecamera del suo tablet. Dovrei riuscire a vedere il video. Wow! Mamma, questo lo devi proprio vedere! Oh, leggende della Super League che si nascondono come fossero ladri. Non ci credo che mi sono fatto convincere. Klaus. Yeah. Ma sto sognando. Solo se sogni che avevo ragione fin dall'inizio. Ehi, lo vedo soltanto io? O queste luci stanno seguendo uno schema? Cosa sarebbe quello? Un alieno! Coraggio, scappiamo! No, il mio video! Seguivano uno schema, ya! Yeah. È sicuramente un segno di vita intelligente! Oh.
È il giorno della partita fra la fortissima Orion e gli agguerriti Super Strikers. Qui al Soccer Sphere sembra di stare un raduno per gli appassionati degli alieni. E forse qualcuno dovrebbe dire loro che qui si guarda il campo, non verso il cielo. Un uomo che sicuramente guarderà la partita è il coach Black dell'Orion, ancora nel suo osservatorio. Ma certo, Lena, da qui sopra ho una visione perfetta della galassia, ma anche di quello che succede sul campo. Le luci stanno arrivando, ti leggono nel pensiero. Wow, non sapevo che la pazzia fosse contagiosa. Ma che cosa ti è preso, il Matador? Eh? Dice che mi hanno preso e non me lo ricordo. Sì, devono avermi rapito e condotto esperimenti su di me. Oh, la prego, mi aiuti, mi aiuti. No. Dimmi, Klaus, secondo te il Matador da dove avrà preso queste idee assurde? Mi ascolti, la prego. Le luci erano... Di luci ancora una volta. Io ti sfido. Ora veniamo a te. Non mi interessa se gli alieni ti hanno invitato a prendere il tè da loro. Sei nella formazione di partenza. Ha inizio il gioco! I Super Strikers saranno pure in forma, ma non hanno mai affrontato una squadra aiutata da qualcuno là in alto. Oh, Mac, adesso anche tu! Sto solo seguendo la tendenza del momento, Brenda. I Super Strikers continuano ad attaccare. L'Orion ne anticipa ogni mossa. Sembra quasi che li stiano aiutando. Non provare a dirlo. Prima mossa. Passaggio rischioso da Dancing Rasta. È evidente che hanno studiato bene questa mossa. Ma Twisting Tiger è arrivato dritto in un vicolo cieco. No, invece no. Bellissima finta dei Super Strikers! Cosa? Sto arrivando! Non ci credo! Ancora una volta l'Orion è troppo forte! Ma come lo sapeva, Meda? Ultima possibilità del primo tempo! Forza, bello, tocca a noi! Ok, possiamo farcela, Shakes! Sono arrivati! Alieni! Il Matador sembra ansioso di tornare negli spogliatoi! Magari deve andare in bagno! Ci è mancato davvero poco. Coach! Può sostituirmi, togliermi dalla squadra o farmi lavare i calzini sporchi di tutti? Ma deve ascoltare quello che ho da dire sulle luci. Va bene, hai tutta la mia attenzione. Le luci che ho visto ieri sera ti segnavano schemi identici a quelli delle nostre mosse segrete. Anche se ti credessi, come puoi dimostrarlo? Beh, ho filmato tutto con il mio tablet ieri notte. Ma mi è caduto. Ammettilo, Klaus, non hai le prove. Perché vedi, gli alieni in realtà non esistono. La verità è qui dentro. Ma voi altri chi siete? Nucleo extraterrestre per i rapporti diplomatici al vostro servizio. NERD. Nerd. Dite sul serio. Ma voi che ci fate qui? Abbiamo tentato di contattarti molte volte. Tipo ieri notte, nel campo. Quindi eravate voi? Mi sono spaventato a morte. Perché eravate vestiti così? Perché mai non dovremmo vestirci così? C'è una cosa che dovreste vedere tutti. Klaus, abbiamo recuperato il video che hai girato col tablet ieri notte. Wow, non ci credo. Klaus ha ragione.
Quelle luci seguono lo stesso schema delle nostre mosse. E date un'occhiata a questo. Maeda! Cosa? Ma che cosa? È lui! Quindi è così che l'Orion conosceva la nostra prima mossa. Ma dato fe che vengono quelle luci? Ti prego, non dire dagli alieni. La verità è, in effetti, lassù. È finita. Ah, i Super Strikers. Potete provare qualunque mossa segreta vogliate, ma non riuscirete mai a vincere contro l'Orion. Perché io ormai ho raggiunto nuove vette di eccellenza calcistica. Nello spazio nessuno ti sente ridere. Allora dov'è Coach Black? Osservate! È stato nello spazio per tutto questo tempo! Dopo avervi monitorato dalla stazione spaziale, ha tracciato le mosse con le luci. E la sua squadra ha imparato a contrastarle. E questa ossessione per gli alieni era la copertura perfetta. Sapevo che quelle interviste avevano un che di sospetto. Klaus, hai una grande intuizione, sia dentro che fuori dal campo. Avrei dovuto fidarmi di te. Scusate se vi interrompo, ma sapere tutto questo come ci aiuterà esattamente? Già, ci rimane soltanto una mossa e di sicuro non si può definire segreta. Beh, Coach Black non sa che abbiamo capito tutto. Che cosa hai in mente, Klaus? Mi è venuta un'idea per una nuova mossa segreta. Punteggio fermo sullo 0-0. Il coach effettua la prima sostituzione. Strana decisione. Klaus non giocava come titolare da molto tempo. Ah, salve, signor Super Impiccione. Era spaventatissimo dalle luci ieri notte. Ma ora scoprirà quanto possono essere davvero terrificanti. Seconda mossa, amici. Andiamo! Sì, proprio come mi aspettavo. Spero tu stia guardando. Shakes passa a Twisting Tiger. Poi di nuovo a Shakes. Altra mossa, altra delusione. L'Orion aveva previsto anche questa. Non puoi più scappare, Shakes. Ma l'Orion ha lasciato Klaus smarcato al centro. Ma non è la seconda mossa. Seguite Klaus, seguite Klaus, seguite Klaus. Ma cosa... Ma è bellissimo! Klaus tira in porta! E segna! Grande! Allora, non è che adesso ci credi anche tu, Brenda? No comment! Sì! Un attimo, quindi i Super Strikers hanno vinto, vero? Non ne ho idea. Sì! Hanno vinto! Sì! Devo chiamare subito mia madre! Così si fa! Grande Klaus! Grande! Bravissimo! Come hanno fatto a vincere? Li odio! Li odio! Li odio! Meccanismo di autodistruzione attivato. No! Sì? A 20 secondi per entrare nella capsula di salvataggio. Stupidissima nave! A 10 secondi per entrare nella capsula. Ehi!
Guardate! Una stella cadente! Esprimi un desiderio. Ah, in realtà si è già afferrato. Abbiamo finto! Andiamo! Su, forza! Ingresso nell'area della Nakama, ultima chance prima del fischio finale. Ingresso nell'area della Nakama, ultima chance prima del fischio finale. Don Tizei è ancora stufato di quel gioco. Già, ti accanisci su quei tasti ad ogni partita. Mi chiedo che cosa ci trovi in quel videogame, fratello. Perché ti diverte tanto giocare a calcio per finta quando domani giocherai contro la Nakama per davvero? Super League 3000X è un simulatore di calcio più vero del vero. Mi dispiace, Shakes, ma i videogiochi non mi interessano. Possesso di palla non mantenuto, occasione sprecata. Possesso di palla non mantenuto, occasione sprecata. Hai perso. In effetti è un po' datato. Ma a quanto pare la nuova versione sarà un vero spettacolo. Avrà una grafica pazzesca ed effetti sonori super realistici. Oh, giusto. E avrà anche i migliori calciatori del mondo. Preparatevi all'arrivo di Super League 4000X. E vai, non vedo l'ora. Finalmente. Wow, i Super Strikers! Oh, siete troppo forti! Mi fate tremare le gambe! Sono Alex, registrerò i vostri movimenti per l'SL4000. Ciao Alex, sono Shakes. Uber, mitico, ti va? Si chiama Shakes, non Uber. Uber gioca nell'Iron Tank. È un modo di dire. Ah, sorry. Scusate, a volte dimentico come parlano gli altri nel mondo esterno. Si parte per il giro turistico. No! Yo, 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 yo! Ecco a voi il perdente Joe! Phew, che odore tremendo! Sento puzza di ping pong! Guarda che si chiama tennis tavolo! Immagino che vi conosciate già! Ehi ragazzi, lui è Chill John, il miglior giocatore di ping pong al mondo. Tennis tavolo. Tutto quello che sa su... su tutto in generale, l'ha imparato da questo ragazzo. Ti prego, ho superato certe tecniche da principianti. Sono io il nuovo re delle rotazioni. Il tuo stile fuori moda, Cool Joe, e le tue rotazioni fuori asse. Cominciamo il giro, venite ragazzi. Prima tappa, i programmatori. Sono i super cervelloni che danno forma al gioco. Invece i beta tester mangiano cioccolato e giocano tutto il giorno. Forte! C'è un posto disponibile? Qui c'è lo studio di registrazione. Veri calciatori e allenatori hanno accettato di prestarci la voce per l'SL4000X. Già, ottima trovata. Gli effetti sonori del 3000 non erano granché. Game over! Hai perso! Game over! Hai perso! Basta, basta, basta. Ok, ok, ci siamo quasi. Potrebbe farla un pochino più... leggera? Ecco, un po' più solare. Cosa? Non sono previsioni del tempo. Non si preoccupi, ce l'abbiamo quasi fatta. Incisione numero 346, vada. Oh, mi arrendo. E infine il luogo dove si compie la vera magia. Ma sono i Super Strikers! Lo studio del motion capture, dove registreremo ogni particolare dei vostri movimenti. Ogni particolare, eh? Sì! Sì, perfetto! Fantastico! La rifacciamo, però verso il microfono stavolta, ok? Benvenuti nel nostro studio del motion capture! Le telecamere registrano le coordinate dei marcatori di movimento sulle vostre tute. Dopodiché inviano i dati a questo computer. Wow, fantastico! Incredibile! Spettacolare! Wow, che forza! No, ti prego, Alex, non catturarmi in un momento così imbarazzante. Non preoccuparti, le uniche cose che mi interessa catturare sono le incredibili tecniche dei Super Strikers!
avete spaccato di brutto! Grandioso, ragazzi! Cool Joe? Sei il prossimo! Quante volte devo ripeterlo, ragazzi? I videogiochi non fanno proprio per me. Ma non è lo stesso senza i tuoi quattro perni di rotazione. Non so che dirti, fratello. Andiamo. Va bene, lo faccio. Ehi! Hey, dove pensa di andare? Ecco, io... Non è la giornata cosplay, o sbaglio? No! Oh, mi sento proprio uno stupido! Non deve! Ha un look pazzesco! Quel costume è fantastico! Oh, grazie! Idea! Perché non ce lo scambiamo? Davvero? Davvero? Cioè, davvero, davvero? Davvero, davvero? Cioè... Davvero! Preparatevi per i quattro perni di rotazione! Rotazione sinistra! Rotazione destra! Rotazione all'indietro! Ma come fa a far ruotare il pallone così? È davvero meraviglioso! Non vedo l'ora che lo faccia in campo! Rotazione in avanti! Lascia, la prendo io, la prendo io! Ok, puoi prenderla tu. Cool Joe, i tuoi cross sono fantastici. Ah, grazie sorella. E voi come sapevate dove sarebbe finito il pallone? La pratica rende perfetti. Veramente è pratica, più pratica con contorno di pratica che rende perfetti. L'SL4000X sarà uno sballo. E voi siete stati di grande aiuto. Ha ragione. Siete stati proprio di grande aiuto, Super Strikers. Ed ecco a voi i quattro perni di rotazione di Cool Joe. Osservateli, studiateli, intercettateli. Le possibilità sono solo una su quattro. Tutto questo farà di certo ruotare anche la testa dei Super Strikers. Adesso mi viene la risata giusta! In diretta dal Gashuko Stadium state assistendo a Nakama contro Super Strikers. Le due squadre rivali sono molto bene assortite. Ma se c'è un giocatore che può fare la differenza, quello è Cool Joe, il re dei cross. Ecco il traversone. El Matador e i Shakes sono pronti. Ce la faranno a riceverlo? Ottima intercettazione di Miko! Credo che a Cool Joe convenga passare a me la prossima volta. Che dici? Attenzione, la Nakama sta passando al contrattacco. I rossi tentano di riorganizzarsi, ma senza successo. Gol! La Nakama vince il girone d'andata. Sembra che il re dei cross sia stato detronizzato. Avete perso, Super Strikers. Game over, hai perso. Cool Joe? Cosa c'è? Sai, penso di aver capito come ha fatto la Nakama a intercettare i tuoi tiri. Oh, davvero? E come? Allo studio del motion capture ieri c'era anche Uragiri. Riavvolgi tutto, fratello. Uragiri era dove? Mi dispiace, penso abbia visto le tue mosse. Cosa ti avevo detto? Quella sottospecie di Hocus Pocus e di Abracadabra digitale non ha portato a niente di buono. Aspetta, Cool Joe! Dovresti pensare anche a che cosa succede alla mia autostima quando non riesco a segnare. Non ti sembra di essere un pochino egoista? Anch'io voglio l'autografo! Anch'io, signor Rust, anch'io l'autografo, io! Grazie.
Grazie per essere venuti. Grazie. Ci prenderemo la rivincita nel girone di ritorno. E come, Shakes? Ora Giri conosce tutte le mie mosse. Ci tenevo tantissimo. I quattro perni di rotazione ormai non sono più un segreto. Ma guarda il lato positivo, Cujo. Non può andare peggio di così. Yo, 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 yo! Non preoccuparti, l'ho già autografato io per te. Paddle Power. So che la Nakama ti ha dato del filo da torcere, te l'ho detto che sono il nuovo re delle rotazioni. Ma non angosciarti, potresti imparare una cosetta o due dal mio gioco. Conosco delle rotazioni che nemmeno ti immagini. Ti piacciono i videogiochi, Shakes? Perché non giochi a ping pong mentre aspetti il nuovo gioco della Super League? Tennis tavolo, tennis tavolo! Rotazioni che nemmeno ti immagini, eh? Livello 1. La tua rotazione è lenta. Livello 10, babbeo. Niente male. Livello 24, diventerai il re delle rotazioni. Livello 36, le tue mosse sono sempre più agili. Livello 50, oh yeah! Nuova rotazione sbloccata, il Cavadabbi! E vai! Woohoo! Sapevo di potercela fare! Oh. Devo andare a cercare Child John! Ah, oh, ma dai, Shakes! Almeno lavati le mani! Grazie dell'aiuto, Alex. Era il minimo che potessi fare dopo il mio stupido errore da principiante. Il posto è questo. Ma non so come potremmo entrarci, considerando che tu sei un grande amico di Cujo. Sotto copertura, è ovvio. Non voglio rivelare il nostro gioco. Veramente l'abbiamo già fatto. La quinta rotazione! Cujo potrebbe usarla per battere la Nakama! Allora, chi è il prossimo? Chi vuole sfidare il mitico re delle rotazioni? Shakes! Che cosa ci fai tu qui? Sono qui per la tua rotazione. Dico sul serio, Cujo! Esiste una quinta rotazione e so come potresti impararla. Per favore, Shakes. Ho già imparato la mia lezione. Perché mai dovrei accettare di nuovo un tuo consiglio? Prova a dargli ascolto, Cujo. Dai, ti prego, abbiamo bisogno di te in campo. O potrei non riuscire a segnare mai più. Non mi interessa. In questi giorni Shakes ha sempre giocato a Paddle Power. Già, diciamo che è proprio così che ho scoperto la quinta rotazione. Videogiochi? Tennis tavolo? Chill John! Tutto quello che mi piace di meno in un unico luogo. La quinta rotazione esiste. L'ho scoperta io. Ci crederò quando l'avrò vista. È incredibile! Cavolo! Per aiutarti a imparare in fretta il cavatappi, lo registreremo con la tuta e lo analizzeremo. Come Uragiri ha fatto con la tua tecnica. Dato che i videogiochi ci hanno messo in questo pasticcio, i videogiochi ce ne tireranno fuori. Ci sarebbe solamente una cosa. Proprio come in Paddle Power, diciamo che il cavatappi deve essere sbloccato. Davvero? Ti dimostrerò qui, davanti agli astanti, chi è il migliore di tutti quanti. Come ho già detto, io non gioco a ping pong. Tennis tavolo! Ho bisogno di fare gol, Cujo, fallo per me. E ovviamente anche per la squadra. Dovrai soltanto riuscire a segnare un unico punto. Ah!
giornata di partita a Strikeland! La scorsa settimana le due squadre non erano bilanciate come di consueto, Brenda. Sembra infatti che il coach voglia rimediare. Klaus giocherà come ala sinistra, mentre Cool Joe non si vede da nessuna parte. Klaus è un bravissimo attaccante. Ma ce la farà nel ruolo dell'ala sinistra migliore del mondo? Sembra proprio di no. Possibilità zero! Un'altra risata giusta? Cavolo, ragazzi, con i passaggi di Cool Joe era facile segnare. No, non è vero. Ok, forse aiutavano un pochino. Su, non preoccupatevi, sono sicuro che ormai Cool Joe avrà segnato quel punto. Yo yo yo, il vostro amico è un autentico brocco. Avanti, teppistello, lasciagli segnare un punto, ne basta solo uno. Non se ne parla, il matador, io voglio vincere lealmente. Non è il momento adatto per l'onore, Cool Joe. Dimentica il tuo orgoglio, abbandona le tue regole, amico mio. Anzi, invece devo giocare secondo le mie regole. Non sono un videogiocatore come Shakes e non sono un giocatore di tennis tavolo come Chill John. Io sono un calciatore. Forza, Cool Joe! Imbattibile! Ce la puoi fare! Sì, bravo! Forza! Oh, fantastico! Che spettacolo! Così! Andiamo! I fatti non mentono, Chill John! Il miglior giocatore è sempre il vincitore! Sì, bravissimo, Cool Joe! Che grande passaggio! Calcio misto a tennis tavolo? Ma dai! Un accordo è un accordo, fratello. È iniziato il secondo tempo. Ottime notizie per i Super Strikers. Cool Joe ha ripreso a giocare ed è immediatamente passato all'azione. Forza, Cool Joe! Anche se Cool Joe riuscisse a eseguire il cavatappi, come faremo a capire dove andrà? Niente pratica, pratica e ancora pratica. Già. E da quello che ho visto, il cavatappi è imprevedibile davvero. Perdi solo tempo, Cool Joe! Conosciamo già tutte le tue rotazioni! Ok, ci siamo. Ecco la quinta rotazione. Almeno spero. Una su quattro! Il pallone sta entrando in area di rigore! Ma ha superato tutti i giocatori! Ma quello che cos'era? Siamo forti! I migliori giocatori sono sempre i vincitori! Batti il 5! Sei grande! Ho perso! Perfetta! Era quasi crepuscolare. Teniamo quest'ultima. Oh, ragazzi, l'SL 4000X è davvero stupendo! Ti ho stracciato di nuovo, Uragiri! Oh, ciao, ragazzi! Yo, 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 yo! Oh, Shakes, stai ancora giocando con il vecchio SL 4000X?
Noi stiamo già provando l'ultimo uscito, il nuovo ibrido Paddle Power vs Super League. Calcio, tennis, tavolo. Mi è appena arrivato via posta ad Alex. Oh, sembra forte. Posso provarlo? Non pensarci nemmeno, sono solo al livello 41. Mettiti in fila, fratello. Mettiti in fila. Siamo nei minuti finali della partita qui al Coldrum. I Super Strikers si lanciano di nuovo all'attacco, cercano disperatamente il pareggio. Ma la temibile difesa della Grimm non fa passare nessuno. Se qualcuno ci può riuscire è El Matador. Il numero 20 dei Super Strikers non ha fatto neanche un errore oggi. Non avrà fatto errori, ma non ha fatto nemmeno gol. Passaggio precisissimo da Dancing Rasta. Shakes attira la difesa. La porta è libera! Sempre il miglior! Non è possibile! Vergogna, vergogna! El Matador era così occupato a festeggiare che non si è disturbato a guardare se aveva segnato. Di sicuro non farà bene alla sua autostima. Finalmente ci... Finita. Devo dire addio per sempre al calcio. Non essere drammatico. Capita a tutti una partita storta. Ah, ma voi non capite. Non mi sento più speciale. Sono un calciatore mediocre. Un po' come voi. Leggi le lettere dei tuoi fan. Ti farà bene. Ok, seguirò il tuo consiglio. Ci vediamo agli allenamenti. Verrai, vero? Sì, sì, ci vediamo lì. De Los Santos, come ti senti alla vigilia della partenza dell'Azul per Strikaland? Fermare l'attacco dei Super Strikers è sempre una grande sfida, Lena. Ma mi sento abbastanza pronto. Che presuntuoso. I suoi risultati gli danno motivo di esserlo, però. Ecco perché noi schiereremo tre attaccanti. Shakes, Klaus e poi... Dov'è il Matador? Infatti, dov'è? Io non l'ho visto. Spero per lui che abbia una spiegazione. Ciao, è il Matador che vi parla. Non posso rispondere ora. Né mai più. Di nuovo con questa storia. Non lasciate un messaggio e non vi richiamerò. Ciao! È ancora giù per quel tiro sbagliato, eh? Si è chiuso in casa. Possiamo dire addio alla nostra strategia con tre attaccanti. Shakes, Klaus, seguitemi. Ho un piano. L'autostima di El Matador è stata seriamente compromessa. Conto sul vostro aiuto per farlo tornare in sé prima della partita con l'Azul. Non lo so, coach. Ci vorrà qualcosa di speciale per convincerlo. Wow! Oh, caspita! Benvenuti nel deposito delle tecnologie calcistiche. Mi sono sempre chiesto dove finissero queste cose. Perciò ora ci mettiamo una robotuta, prendiamo El Matador e lo portiamo qui, giusto? Ah, non proprio. Attivare protocollo Narcissus. Ho fatto costruire un congegno all'avanguardia appositamente per situazioni come questa. Ma qual è la sua funzione? Se anche ve lo dicessi, non mi credereste. Voi trovate El Matador, premete il tasto e il congegno penserà al resto. El Matador! C'è nessuno in casa? E io che pensavo che casa mia fosse in disordine. Caro El Matador, il grande, non ascoltare la gente, la colpa di quel tiro non è tua. Era chiaramente un passaggio sbagliato di Shakes. Vieni a stare con i tuoi veri fan. Noi crediamo in te qualunque cosa accada. Non lo farebbe mai. No, non potrebbe farlo. Il suo asciugacapelli non è qui. Senza di quello non va mai da nessuna parte. L'ha fatto. Non lo so, coach. È in un posto sperduto da qualche parte. Stia tranquillo, lo riporteremo a casa. Non vedo l'ora di capire cosa fa questo bel gioiellino. Ah, la vuoi smettere, Klaus? Dobbiamo riportare il Matador indietro in tempo per la partita.
Potrebbe essere un elicottero portatile, o una macchina per l'ipnosi, o oppure serve per teletrasportarsi. Un flusso canalizzatore, un'astronave per formiche, il riflettore più piccolo del mondo, un piccione viaggiatore robotico, una sfera di Rubik, un meccanismo antigravità, un videoproiettore, una spa transdimensionale, un boccino d'oro, un droide d'addestramento, una Pokéball, un universo in miniatura, una magica pallotto senziente. Ah, ho bisogno di saperlo! Devo assolutamente capire cosa fa. Ci è mancato poco. Shake ha ragione. L'obiettivo è riportare il Matador indietro in tempo per la parte. Indietro nel tempo. Klaus, ci siamo. Ma dove è andato? Di sicuro sono nel posto giusto. C'è una gran puzza di pesce marcio là dentro, Junior. Sto cercando un amico. Porta gli occhiali e la coda. Ce ne sono tantissimi a bordo, però ce n'è solo uno. Certo. La ringrazio. Attenzione, Junior. Lì dentro sono tutti fuori di testa. Capolinea, tutti a terra! Ma dove mi trovo? Riportare il Matador indietro nel tempo. Indietro nel tempo. La domanda in realtà non è dove mi trovo, bensì quando mi trovo! Ma certo! È una macchina del tempo! Volevo trovare il Matador, però questo è davvero troppo. Cosa? Ok, Shakes, attiviamo il congegno e portiamo via il Matador. Facile come... Klaus! Non si faccia allarmare dai miei strani vestiti e dal taglio di capelli futuristico. Io sono un viaggiatore del tempo! Ah, perfetto! Un altro pazzo! Ma io non vedo nessun altro qui! Prima il tizio con la coda di cavallo, poi c'è stato quello coi capelli appuntiti. Tizio con la coda? Certo! Il posto migliore per prendersi una vacanza è il passato! Sei stato molto furbo, il Matador! Dove... o quando è andato il tizio con la coda? Gioite! Il nostro re è qui con noi! Sempre il miglior! Sempre il miglior! Più o meno, dite sempre il mejor! Il miglior! È il mejor! Miglior! Ci siete quasi. Visto? Siamo i tuoi fan più accaniti! Che vergogna! Guardate! Si prende gioco del nostro re con il numero sbagliato sulla maglia! Allora, non ne avevano altre nel negozio. Cercate di capire. Sempre il migliore. Non è degno del nostro amato El Matador. Fuori dalla squadra! Via subito! E va bene!
bene, tanto non volevo far parte del vostro stupido club. Accidenti, questa gente non mi farà mai avvicinare a El Matador. Il nostro re è annoiato e bisogna intrattenerlo. Chi si farà avanti per la gara di abilità? Il vincitore avrà la possibilità di parlare in privato con El Matador in persona. Sì. Perfetto. La mia maglia! I miei occhiali! I miei pantaloni! La mia dignità! C'è qualcuno che accetta la sfida per poter parlare con il re? Io! C'è solo una spiegazione razionale per questo. Tutti gli El Matador presenti in ogni linea temporale si sono riuniti qui. Ma io ho bisogno del vero El Matador. Buona fortuna agli sfidanti. Wow, questo tizio non è male. Lui non è uno di noi. Shakes, ma che cosa ci fai qui? Devi tornare con me a Strikaland, El Matador. Ci servono 3 attaccanti per battere De Los Santos. Mi dispiace, Shakes. Il mio posto è qui ora. La mia gente ha bisogno di me. Amico, ma la tua gente siamo noi. Non è degno! Fuori dalla squadra! El Matador, ti prego, aiutami! El Matador! Mi dispiace, amico mio, ma è meglio così. Per me e anche per i Super Strikers. Quel tizio può causare tanti guai. Non voglio che torni mai più qui. Fatemi uscire! Fatemi uscire! Fatemi! Klaus! Grazie al cielo! Ma dove sei stato? Intenti dire quando sei stato? Ma di che stai parlando? Beh, mi sembra evidente che il Matador si stia nascondendo nel passato. Per questo il coach ci ha dato la macchina del tempo! È la cosa più stupida che abbia mai sentito. Oh, davvero? Allora, quale sarebbe la tua grande teoria, Shakes? El Matador ha dato vita a uno strano fan club composto unicamente dai suoi sosia e vuole governarli come un re. È la cosa più stupida che abbia mai sentito. Ascolta, chi sono? O quando sono? Non è importante, quello che conta è riportare il Matador a casa. Beh, cosa stiamo aspettando? O piuttosto... No, non dirlo. Quando stiamo aspettando? Ok, gente, un'altra volta, dall'inizio. Sempre il mejor! Sempre il miglior! Ah, mi arrendo. Ehi, è il Matador! Siamo qui per riportare il nostro El Matador nel presente, che è il futuro. O dobbiamo tornare al futuro, che era il presente? Prendeteli! Vediamo finalmente cosa sa fare questa. Dai, sì, prendiamo! È sempre il migliore! El Matador, se stai guardando questo, ti serve aiuto. Tutti ci sentiamo persi di tanto in tanto. Ad esempio, quando non trovi le chiavi della Lamborghini, o magari quando hai perso il calzino. Non è una macchina del tempo? È geniale. L'unico a cui El Matador dà ascolto è se stesso. Quindi il coach ha creato un suo ologramma per convincerlo a tornare. Beh, sembra stia funzionando. Su tutti loro. Oppure ti sei perso contemplando la tua bellezza. Magari sei perso nel tempo, nello spazio. E nel senso.
Ma ricordati, sei il più grande calciatore vivente. I Super Strikers hanno bisogno di te, perché una Lamborghini senza la chiave non è la stessa cosa. Bravo così. Dai, forza. Non voglio! Oh, pazzi! È importante che tu compia il tuo destino a Strike, Lad. Aiutami, El Matador. Io sono la mia unica speranza. Avete sentito il nostro leader dalla coda fluente? Aiutiamo i Super Strikers! Forza! Tutti a Strike Land! Mi avrete anche riportato a Strike Land, ma non voglio giocare. Quindi avete usato l'ologramma, giusto? Doveva funzionare. Sì, l'abbiamo usato, ma non come pensa lei. Ma di che cosa parli? Non mi crederebbe se glielo dicessi. I fan dell'Azul sembrano davvero carichi oggi. Lo sarei anch'io se avessi il fortissimo De Los Santos in porta. Strana la decisione del coach di lasciare El Matador in panchina. Già, i Super Strikers non riusciranno a battere il portiere dell'Azul senza di lui. Prima opportunità per i Super Strikers. Che gran tiro! Ma non è abbastanza per battere De Los Santos. Bel riscaldamento, ma quando cominceremo a giocare sul serio? Jakes e Klaus ce la stanno mettendo tutta. Ma non è ancora abbastanza. De Los Santos è troppo forte. Mi è venuta un'idea. È un classico, ma può funzionare. Il primo tempo è quasi finito. Ce la faranno Shakes e Klaus a superare finalmente De Los Santos? Shakes ha colpito il palo! E la palla arriva diritta a Klaus! Andiamo, Shakes. In passato mi hai già battuto in quel modo. Dovrai impegnarti molto di più per battermi un'altra volta. Mi dispiace, coach, ma non sta funzionando. Ci servono tre attaccanti in campo. Ci serve il Mata... Non dire quel nome. Quel traditore non lo voglio più vedere, chiaro? La squadra di El Matador è pronta a servirla, coach! Già, potremmo aver fatto vedere per sbaglio l'ologramma ai fan impazziti di El Matador. Sempre il miglior! Basta, adesso chiamo la sicurezza. Coach, aspetti un attimo. Secondo me potremmo sfruttare la cosa. Sempre il miglior! I miei ammiratori! Sapevo sareste venuti! E non è l'unica buona notizia! Davvero? Certo, ti abbiamo trovato un sostituto! Ho sempre saputo che potevo essere il migliore El Matador di sempre! Era quello che volevi, no? No, coach, questi sono solo dei fan che mi amano! Beh, perfetto! Con te in squadra, De Los Santos non ha alcuna chance! Ehi, perché non gli diamo l'armadietto di El Matador? Ok, perfetto, abbiamo anche lo stesso numero. Sì, un'ottima idea. Sempre se non ti dispiace, El Matador. No, proprio per niente. Quindi possiamo dargli anche il tuo asciugacapelli, no? In effetti sarà lui quello sul campo. Avrà bisogno di capelli migliori dei tuoi. Ora basta! Ci sono tantissime persone che mi somigliano, ma vi assicuro che c'è soltanto un El Matador! Dimostralo! Ti faccio giocare. Però se non ne varrà la pena, ti rimpiazzerò con uno di questi El Matador che vogliono davvero essere qui oggi! Con me, ragazzi! Andiamo a sconfiggere l'Azul! Sì, giochiamo! I Super Strikers effettuano una sostituzione. Il coach fa entrare El Matador. Sempre il migliore!
Siamo nel vivo del secondo tempo, situazione di parità. I Super Strikers tornano all'attacco. Ma questa volta useranno tutte le armi a loro disposizione. Ottima costruzione di gioco! Ma non servirà a nulla se non riescono a superare De Los Santos! Tiro di Klaus! Parata di De Los Santos! Shakes colpisce la palla di rimbalzo! De Los Santos para di nuovo! Ma ecco che arriva il Matador! È una mossa del tutto inaspettata da parte di El Matador. Evviva! È tornato! Siempre il mejor! El Matador è davvero unico nel suo genere! Forse qualcuno dovrebbe dirlo anche a loro? È davvero il migliore! È bello essere me! Sì, sì! Vieni da me! Coraggio! Lasciamo perdere! Il pesce lo comprerò al supermercato!